Care amiche e cari amici filosofi, ben ritrovati a tutti per questa seconda chiacchierata dedicata alla critica della ragion pura, terza dedicata a Kant. Prima di entrare nel vivo, la solita preghiera di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di portare nuovi iscritti per contribuire a questo progetto di condivisione della cultura e di inserire i vostri commenti sotto al video in modo da rendere più vivace la discussione. I vostri commenti possono essere osservazioni, dubbi, domande, richieste, proposte, di tutto, anche le cose più semplici, anzi, le più semplici sono le più appropriate in quanto alla portata di tutti. Benissimo, entriamo dunque nel vivo del discorso. La scorsa volta abbiamo parlato di quella grande rivoluzione compiuta da Kant nel campo della gnoseologia, della teoria della conoscenza, che ha meritato il nome di rivoluzione copernicana di Kant. Abbiamo detto che questa rivoluzione è consistita nello scambiare i posti tradizionalmente assegnati dalla teoria della conoscenza a soggetto ed oggetto. La vecchia teoria della conoscenza, che si basava sul principio del rispecchiamento, riteneva che nel processo conoscitivo il soggetto dovesse limitarsi passivamente a rispecchiare in modo più fedele possibile l'oggetto e le sue caratteristiche. La nuova concezione di Kant attribuisce al soggetto un ruolo molto più attivo. Non è, ad avviso di Kant, più il soggetto che si deve adeguare all'oggetto conosciuto, ma è l'oggetto conosciuto che si adegua al soggetto conoscente. Quando parliamo qui di soggetto, dobbiamo intendere naturalmente non il singolo soggetto, non quello che tecnicamente Kant chiama il soggetto empirico, il singolo individuo, perché altrimenti cadremmo in una forma di soggettivismo. Dobbiamo piuttosto intendere quello che tecnicamente Kant chiama il soggetto trascendentale, ossia il soggetto con la S maiuscola, come c'è una differenza tra uomo con la U minuscola, il singolo uomo, e uomo con la U maiuscola, l'intera umanità, l'uomo in quanto emblema dell'umanità intera. Ecco, in questo modo, nello stesso modo, il soggetto conoscente con la S maiuscola non è il singolo, individuale soggetto, ma è l'insieme di quegli schemi, di quei modi di funzionare che caratterizzano le facoltà conoscitive di tutti gli uomini. Questi schemi sono chiamati da Kant forme a priori, in quanto non vengono desunte dalla conoscenza, scusate, dall'esperienza, ma sono condizione a priori, condizione trascendentale della possibilità dell'esperienza stessa. Si tratta dunque di forme universali, comuni a tutti i soggetti conoscenti, comuni a tutti gli uomini e ancor più a tutti i possibili soggetti razionali, dotati di ragione, se altri ve ne fossero mai, oltre agli uomini. Essendo queste forme a priori universali, nel senso testé chiarito, ecco che hanno una funzione importantissima nell'ambito della conoscenza scientifica, che
perché su di esse si fondano i giudizi sintetici a priori, quei giudizi che sono caratteristici delle scienze, della conoscenza scientifica in generale, delle scienze fisico-matematiche più in particolare, e che sono giudizi che, come abbiamo visto la volta scorsa, riuniscono i due requisiti della fecondità, da un lato, in quanto sintetici, e le caratteristiche della universalità e necessità, dall'altro lato, in quanto giudizi a priori. Questi giudizi a priori, non desunti dall'esperienza, su che cosa si basano se non sull'esperienza? Sulle forme a priori. E da esse acquisiscono la loro universalità. Ecco l'importanza, detto molto sinteticamente, delle forme a priori e dei giudizi sintetici a priori che esse rendono possibili nell'ambito della conoscenza scientifica. Abbiamo già detto che le forme a priori per Kant possono essere di tre tipi: le forme a priori della sensibilità, o intuizioni pure, lo spazio e il tempo, lo spazio ed il tempo. Le forme a priori dell'intelletto o concetti puri, le 12, secondo Kant, categorie divise in quattro gruppi: quantità, qualità, relazione, modalità. Nel gruppo della relazione rientra l'importantissima categoria della causalità. Vi sono infine, ultimo e terzo e ultimo tipo di forme a priori, le idee della ragione, che sono sostanzialmente l'idea di Dio, l'idea dell'anima e l'idea del mondo come totalità compiuta. Le forme a priori della sensibilità sono studiate in quella sezione della critica della ragion pura alla quale Kant dà il nome di estetica trascendentale. Attenzione qui a non fraintendere il concetto di estetica qui non è inteso come modernamente inteso in quanto teoria del bello, teoria dell'arte. Qui estetica fa riferimento al significato originale del termine, al significato etimologico del termine estetica dal verbo greco aesthanomai, che vuol dire percepisco. Quindi la teoria dell'estetica è la teoria della percezione sensibile, la teoria della sensibilità. Ed iniziamo proprio da questa. L'estetica trascendentale, abbiamo detto, studia quelle forme a priori della sensibilità che sono, o intuizioni pure, che sono lo spazio ed il tempo. Lo spazio è la forma dei fenomeni esterni, è la forma del senso esterno. Quella che raccoglie, recepisce ed incasella tutti i fenomeni esterni al soggetto conoscente. Il tempo è la forma del senso interno, la forma dei fenomeni interiori, di tutto ciò che riguarda l'interiorità del soggetto conoscente. Siccome però l'attività del senso esterno, dello spazio, è comunque legata, comunque presuppone l'attività del senso interno, del tempo, perché? Perché se non tutti i fenomeni sono collocati nello spazio, per esempio i sentimenti, le emozioni, i fenomeni interiori no. Tutti i fenomeni sono pur tuttavia collocati
collocati nel tempo. Quindi la forma a priori del tempo ha una funzione più generale e più universale rispetto a quella dello spazio. Quella dello spazio, in un certo senso, ne dipende. Quindi il senso interno, il tempo, vale anche per i fenomeni del tempo esterno, vale anche per i fenomeni dello spazio. Ecco perché il senso interno è considerato da Kant la forma universale di tutti i fenomeni, sia di quelli interni, sia di quelli esterni. Ora, sull'intuizione pura dello spazio si basano, secondo Kant, i giudizi a priori della geometria. E qui è abbastanza evidente da capire il collegamento tra la geometria e la forma dello spazio. Tutti i fenomeni che noi percepiamo nel mondo esterno li percepiamo in un determinato punto dello spazio. Questa è la ragione per cui i giudizi sintetici a priori della geometria valgono per tutti i fenomeni esterni della nostra esperienza. La forma a priori, l'intuizione pura del tempo, è quella su cui, secondo Kant, si basano i giudizi a priori dell'aritmetica. Ecco che aritmetica e geometria nell'insieme costituiscono le scienze matematiche per Kant. Il collegamento tra aritmetica e tempo è un po' meno immediato, è un po' meno intuitivo del collegamento che c'è tra geometria e spazio. Per capirlo dobbiamo pensare al fatto che, secondo Kant, i numeri dell'aritmetica si presentano in una successione regolare esattamente come i diversi istanti del tempo. Ecco il collegamento tra aritmetica e temporalità e forma a priori o intuizione pura del tempo. Quindi, riassumendo, il mondo empirico, il mondo della nostra esperienza, di tutti quei fenomeni che rientrano nel cono di luce, come l'abbiamo già più volte chiamato, della nostra esperienza, questo mondo empirico è conoscibile scientificamente dalle discipline matematiche, dalle scienze matematiche, perché è già di per sé stesso ordinato e percepito secondo i principi, secondo le forme basilari della matematica che sono lo spazio ed il tempo. Non vi è nessun oggetto fenomenico, che equivale a dire nessun oggetto della nostra esperienza, che non venga percepito all'interno delle coordinate spazio-temporali, del reticolo spazio-temporale. Quindi tutti i fenomeni della nostra esperienza obbediscono alle forme dello spazio e del tempo, quindi tutti i fenomeni della nostra esperienza obbediscono alle leggi matematiche. Ok? Benissimo, passiamo a parlare delle forme a priori dell'intelletto o concetti puri o categorie. Queste forme a priori sono studiate da quella sezione della critica della ragion pura che va sotto il nome di analitica trascendentale. L'analitica trascendentale, insieme con la dialettica trascendentale che studierà Kant
le forme a priori della ragione o idee formano insieme la logica trascendentale. Quindi la logica trascendentale a sua volta si suddivide in analitica trascendentale e dialettica trascendentale. L'analitica trascendentale si occupa delle categorie. Che cosa sono le categorie? È presto detto. La nostra esperienza non viene ordinata soltanto negli schemi spazio-temporali, viene ordinata anche in una serie di schemi mentali che sono appunto i concetti puri o categorie divise, come abbiamo detto già più volte, in quattro gruppi, e tra le quali spicca, per importanza e per ruolo svolto nel processo conoscitivo, la categoria della causalità, il principio causa-effetto, il principio del rapporto causa-effetto. Perché è particolarmente importante questa categoria? Innanzitutto vediamo, ecco, un esempio significativo di come funziona uno di questi schemi mentali ai quali Kant dà il nome di categorie. È uno schema mentale che ha la funzione, come tutte le altre categorie del resto, di collegare tra di loro i fenomeni. La categoria di causalità collega tra di loro cause ed effetti, nella fattispecie. Il che ci fa capire che le categorie hanno una funzione più attiva nel processo conoscitivo rispetto alle intuizioni pure, allo spazio e al tempo. Perché se lo spazio ed il tempo hanno una funzione prevalentemente recettiva, cioè di raccogliere e incasellare i fenomeni dell'esperienza, le categorie come quella della causalità hanno e svolgono un ruolo più attivo perché hanno la funzione di collegare e non più semplicemente di raccogliere i fenomeni empirici, i fenomeni dell'esperienza. Tanto è vero che Kant definisce le categorie come i supremi principi unificatori dell'intelletto. Proprio per questa loro funzione fondamentale e delicatissima, cruciale, nel processo conoscitivo, le categorie o concetti puri hanno bisogno di una fondazione. Devono trovare una giustificazione per il ruolo che svolgono. Perché? Attenzione, questo è un punto particolarmente importante, ma non eccessivamente difficile da capire. Siccome le categorie svolgono una funzione attiva nei confronti degli oggetti dell'esperienza, degli oggetti empirici, bisogna capire che cosa giustifica la loro pretesa a poter svolgere questa attività, a poter ordinare i fenomeni dell'esperienza che in quanto scusate, in quanto fenomeni, in quanto oggetti, ecco appunto, in quanto oggetti dati al soggetto, non sono prodotti da lui. Quindi sono recepiti da lui come fenomeni che provengono dall'esterno. Allora, qual è la domanda? Visto che le categorie non hanno esse stesse creato
il mondo naturale, il mondo fisico, che cosa le autorizza a poterlo ordinare, a poter stabilire dei rapporti tra i suoi vari oggetti? La risposta data da Kant sta in quella teoria a cui egli dà il nome di deduzione trascendentale. Non lasciamoci spaventare, eh? Deduzione è un termine preso dal linguaggio giuridico e significa giustificazione, la giustificazione di una pretesa. Quale diritto sta alla base di una mia pretesa? Pretesa di esercitare, per esempio, la mia proprietà su di un terreno. Quale diritto sta alla base? Ecco, questa è la deduzione. Quindi possiamo al suo posto usare il sinonimo più semplice e di comprensione più immediata di giustificazione. Giustificazione trascendentale, cioè giustificazione del funzionamento delle forme a priori dell'intelletto o categorie. Giustificazione trascendentale vuol dire giustificazione delle forme a priori. Trascendentale e a priori li possiamo approssimativamente utilizzare come sinonimi. Come procede questa giustificazione? Kant la formula in questo modo. Vi è un centro unificatore delle categorie, delle modalità attraverso le quali il nostro intelletto, la nostra mente funzionano, che prende il nome di io penso. Io penso. Io penso che cos'è? È il centro, la funzione unificatrice delle categorie. E perché è importante la sua presenza, il suo ruolo? Perché è lui che fa sì che la mia esperienza sia un tutto organico e non un insieme di parti scollegate l'una dall'altra. È lui che coordina il lavoro delle categorie e fa in modo, quindi, che esse siano collegate l'una con l'altra, che esse ci forniscano un'esperienza organica e non un incomprensibile puzzle di pezzi staccati l'uno dall'altro. Ok? Ora, tutti gli oggetti dell'esperienza sottostanno a questo grande principio unificatore che è l'io penso, che Kant chiama anche appercezione trascendentale, o più semplicemente lo possiamo chiamare anche autocoscienza. Perché autocoscienza? Perché è grazie alla funzione dell'io penso che io posso vivere la mia esperienza appunto come mia esperienza, come esperienza che ha un riferimento unitario. Ok? Ad un soggetto conoscente. Dicevamo, tutti gli oggetti dell'esperienza sottostanno a questa funzione sintetica e coordinatrice dell'io penso. Kant lo esprime dicendo testualmente, non vi è oggetto dato che non sia anche pensato. Non vi è oggetto dato significa non vi è oggetto dell'esperienza, non vi è oggetto del mondo fenomenico che non sottostia
alla funzione unificatrice e coordinatrice dell'io penso. Tutti gli oggetti della nostra esperienza sono anche oggetti del pensiero, quindi della funzione compiuta dall'io penso. Ma l'io penso attraverso quali strumenti svolge la sua funzione? Attraverso quali strumenti funziona, agisce l'io penso? Attraverso le categorie. Allora, se tutti gli oggetti dell'esperienza sottostanno all'io penso e se l'io penso funziona attraverso le categorie, sillogisticamente tutti gli oggetti, tutti i fenomeni dell'esperienza sottostanno anche alle categorie. Ed ecco, in questo modo formulata la giustificazione o la deduzione trascendentale della loro pretesa di poter avere presa sugli oggetti dell'esperienza. In conclusione parziale del nostro discorso, attraverso l'estetica trascendentale e l'analitica trascendentale, Kant è riuscito ad arrivare a una buona metà dell'impresa che si era riproposto di affrontare. Rispondere alle domande se e come siano possibili le scienze fisico-matematiche. Alla domanda se abbiamo visto che rispondevano, secondo Kant, i fatti stessi. Alla domanda come, Kant ha risposto attraverso l'analitica trascendentale. Scusate, attraverso l'estetica trascendentale per quanto riguarda le scienze matematiche, aritmetica e geometrie. Ha risposto con e attraverso la analitica trascendentale per quanto riguarda la fisica. E per quanto riguarda quello strumento tipico della fisica che è il principio di causalità. Kant è riuscito in questo modo, attraverso la sua rivoluzione copernicana, attraverso la teoria delle forme a priori e attraverso la teoria dei giudizi sintetici a priori, a salvare la fisica dalle critiche e dai dubbi formulati in proposito da Hume. In che modo? In maniera ancora più immediata e concreta, dimostrando che il principio di causalità non è desunto dall'esperienza, ma è una forma a priori del soggetto conoscente e che quindi ha un valore universale, a differenza di tutte le nozioni ricavate esclusivamente dall'esperienza. Ecco che in questo modo Kant è riuscito a salvare le scienze fisico-matematiche da quel rischio che secondo lui è uno dei rischi più gravi ai quali la conoscenza umana può presentare il fianco, che è il rischio di cadere nello scetticismo. Benissimo, con questo, care amiche e cari amici, vi do appuntamento alla prossima chiacchierata, nella quale andremo a vedere in che modo Kant affronta l'altra domanda che si era posto all'inizio della critica della ragion pura: se ed eventualmente come sia possibile la metafisica come scienza. Di ciò, di questo problema, Kant tratta
in quella sezione della critica della ragion pura che prende il nome di dialettica trascendentale. In descrizione vi lascio i link che rimandano ai precedenti video dedicati a Kant, quello di introduzione generale e la prima parte della critica della ragion pura. Ciao a tutti e arrivederci alla prossima.